Io e mia sorella Monia, le sisters, stiamo preparando la marmellata di di limoni, limoni, ballando Cuba, la salsa, la salsa. ma non di pomodoro, ma di limoni. Ed eccoci qui, le sister. Salve a tutti. Mia sorella vuole menarmi con la paletta, invece no, oggi faremo la marmellata Di limoni. perché rafforza il sistema Immunitario, antimmunitario. è Il piena di limone, vitamina C, ma quindi quella fa a parte lo bene. sappiamo, poi antidepurativa, antiossidante perché ha i Antiossidante, flavonoidi sì. e che so, boh, vabbè. Allora, adesso vi faremo vedere il procedimento. Allora, prendete 1 chilo di Allora, limoni, vi chilo di limoni. premunite di 1 chilo di limoni, all'incirca diciamo che saranno sui 7-8 Vabbè, limoni 7-8 e li piccolini. riducete così. Allora, dovete tagliare l'estremità dei Sì? limoni, poi prendete un tagliere, Sì? tagliate il limone a metà e Sì? fate delle fettine, diciamo così, di questo spessore, Sì? accorgendosi però di togliere I i semi. Poi, semetti, i semi vanno tolti. Poi vengono messi questi nell'acqua. limoni, Questi ormai sono già stati sì, già trattati. sono stati Pieni trattati, d'acqua. vanno riempiti di acqua. E bisogna tenerli 24 ore. 24 ore, dopodiché bisogna cambiare l'acqua Sì. e rimetterli altri 24 ore a macerare. Qui si Intanto balla, dobbiamo qui. Lei balla, io faccio la salsa. seria e lei balla. Va bene. Versate i limoni dentro la Sì. pentola. Quanto zucchero ci va Per adesso? 1 chilo di limoni va 1 chilo di E questi zucchero. siamo sicuri che è 1 chilo di Sì, limoni? 1 chilo di limoni perché l'ho pesati con la bilancia. Sì. Ah, logicamente i limoni pesati tagliati, Pensati tagliati, non perché pieni di interi, semi. no, perché No. interi quando togli l'estremità, togli No. magari una parte Poi del limone che non va si mette bene, tutto il si limone. mette tutto lo zucchero, Sì. perfetto così. Poi si mette 300, circa 350-400 di acqua, Sì. si Hey. versa. Cuba. Ah. E si mette nel fornello piccolo. Per quanto tempo bisogna È girare? quello, 40 minuti. Ecco perché noi abbiamo messo la E salsa. noi vi faremo vedere solo all'inizio, poi dopo un po', finché vedremo la Allora, adesso sciogliamo marmellata. bene lo zucchero così. E Sì. poi il limone va controllato. Quindi, intanto che si prepara la marmellata di limone, Sì. che diciamo inizia a bollire, quindi che lo zucchero inizia a amalgamarsi con il frutto e si Sì. macera, ogni tanto va girata per evitare Che si fanno. per evitare che si E possa mentre noi attaccare e aspettiamo che va bruciare. ebollizione, facciamo un'altra cosa Cioè, adesso. facciamo la salsa. No, la salsa si fa La salsa. così. Le sisters. Ci vediamo tra poco con la marmellata. E vediamo il procedimento. Per 1 chilo di limoni, intanto che giriamo, Sì. bisogna però lavare e preparare i barattoletti, Barattoletti giusto? e Sterilizzarli e sterilizzarli. Io farli li ho asciugare. lavati Sì. benissimo, li ho messi un attimo così a Sì. E scolare. poi Dopodiché ci si metteremo la mettono marmellata. nel forno. Girare, girare, limoni, limonare. Gira il mondo, gira. Limonare, La, la. limonare. Allora, questo è l'aspetto della marmellata. Io allora, innanzitutto ci è voluto quasi 40 40 minuti. minuti, eh? Io poi Allora. ho preso il mixer, che è Ah, questo, ecco, e l'ha il frullato, mixer, l'ha frullato. vedete? E si tolgono. Allora, fra Poi quanto vabbè, sarà pronta? Deve essere più questa denso. Già è già è pronta così pronta liquida. perché no, tu la vedi liquida, ma la marmellata di limoni Mamma diventa mia, è un subito profumo. Adesso il prossimo passaggio nel su. forno. Ho Nel forno. lavato i barattoli Sì. per mettere nella marmellata e li ho messi ad asciugare per sterilizzarli. Ecco, adesso mia sorella ha riempito i barattoletti di Sì, marmellata. e Mo. questo è l'ultimo barattoletto. Oh, ti voglio Fammi chiedere una vedere, vedi? cosa. Monia, ti voglio chiedere una Sì. cosa. Ma non deve essere fino a sopra ci va lo zucchero, No, niente? no, 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 no. Perché è venuta dolce e non è Allora, venuta una amara? cosa importante, appunto, Ecco. siccome in genere la marmellata di limoni tende a Sì. venire amara, Sì. Infatti, ne ho è assaggiata una che era proprio, amara. allora, è per quello il procedimento che viene fatto, che per 24 ore Sì. si mettono a mollo
i limoni in fettine sottili, che e poi si cambia l'acqua dopo, sì, 24 ore, l'acqua che uno butta va, sì, via l'amaro del sono limone. Venuti 5 barattolini, uno a tua sorella, sì, glielo darai poi. Certo. Grazie, domani mattina poi ci faremo colazione. Okay, quindi adesso chiudiamo, sì, i barattolini. E vanno messi a testa in giù, vero? Sì. Vai su, mia sorella è molto protagonista proprio. Questa è una marmellata spettacolare. No, ma io già l'ho assaggiata, non è amara, assolutamente. Sì, pronti? Pronti? Vanno girati. Ecco fatto. Così si crea il sottovuoto. Però non li dovevi riempire un po' di più? No, va bene. Va bene, ok. Poi la marmellata, adesso voi la vedete liquida. Ah, infatti è molto liquida. Ma poi diventa solida, quella solida di limoni, sì. Ecco fatto. Così e adesso si crea il sottovuoto. Concludiamo in bellezza. La marmellata alle limoni l'abbiamo fatta. È buonissima. Le sister vi salutano. Colpo della strega. Ah.